Salve e bentrovati. La prima seduta settimanale va in archivio con una prevalenza di acquisti, anche se poi la mappa del mercato qui a fianco indica che le eccezioni negative non sono mancate. Poche le note di spessore sul fronte macro, l'attenzione infatti è rivolta al nuovo dato sull'inflazione statunitense che verrà rilasciato dopodomani. Il FTSE MIB si riporta intorno ai massimi del 2 aprile, i quali rappresentano anche il valore più alto che il nostro indice ha fatto segnare dal gennaio 2008 ad oggi. Il rialzo alla fine sfiora il mezzo punto percentuale. Molto più contrastata Francoforte, che addirittura chiude in negativo una seduta che raramente ha visto appunto il DAX sopra quota, se non nel corso della prima ora di contrattazioni. Anche Wall Street non si sta discostando più di tanto dalla parità. Troviamo infatti un tecnologico Nasdaq intorno al più 0,20%, come vedete dalla tabella, ed un Dow Jones prossimo allo zero. A Milano diversi settori viaggiano a velocità differenti. È il caso, ad esempio, del comparto auto con Stellantis in ampio recupero dalle sedute precedenti, con un balzo di oggi del più 3,70%. Tra i farmaceutici, invece, DiaSorin è in grande spolvero grazie ai risultati trimestrali. Il titolo tocca un nuovo record di massimo annuale, in questo momento a 101 euro per azione. Aggiudicandosi appunto la seconda piazza, altri titoli di questi due comparti, ovvero quello auto e quello farmaceutico, li troveremo tra i peggiori del FTSE MIB, mentre la lista dei migliori prosegue invece con Telecom e con Unipol. Entrambi hanno rialzi superiori ai 2,5 punti percentuali, mentre A2A mette a segno un più 2,21%. Passando all'altra classifica, Leonardo è il peggiore del FTSE MIB e con la seduta di oggi il titolo si riporta a quota 22 euro per azione, azzerando totalmente i guadagni di venerdì. Superiore almeno 3 anche il passivo di Iveco, titolo del comparto auto a cui facevamo riferimento prima, passando poi al farmaceutico Amplifon che accusa un meno 2,73%. Trend in netta discesa sui titoli del lusso, sul titolo del lusso Moncler a meno 1,80%, mentre Inuit chiude a meno 1,35%. Sul Forex assistiamo a un euro-dollaro che ha avuto una mattinata in crescita e un primo pomeriggio ancora migliore, anche se per il momento questa spinta rialzista ha subito uno stop negli scorsi minuti. Apertura di settimana ancora più prolifica, quella dell'euro-yen, che rispetto a venerdì sta salendo di circa mezzo punto percentuale. Timido andamento per euro sterlina con una lievissima flessione causata soprattutto dal calo del primo pomeriggio. Ed ora passiamo all'analisi del giorno a cura di Pietro Ospite Orlandi. delle interviste di TraderLink di oggi, Pietro Origlia, trader indipendente, ideatore del blog Un occhio sui mercati azionari. Daremo con lui uno sguardo agli indici ad inizio di settimana. A te la parola. Ciao Rossana, buon inizio di settimana a tutti e come vediamo dai nostri grafici il mercato azionario apre così come aveva chiuso la passata settimana, ovvero all'insegna degli acquisti, all'insegna di quel trend positivo che dobbiamo ancora una volta confermarlo, impostato al rialzo e dove tutte le prese di beneficio il mercato li riacquista con grazie a che cosa? Grazie a quelle speranze aumentate nel corso delle ultime settimane di una Federal Reserve che possa andare a tagliare prima del previsto i tassi di interesse. Questo dopo quel dato arrivato e due venerdì fa dall'occupazione appunto statunitense, risultata sotto le attese degli analisti. In questo contesto, Piazza Affari, dopo aver chiuso la scorsa settimana in territorio positivo, la inaugura, leggero rialzo, più 0,2% al momento, 34.700 punti, ma è un mercato che guarda i top degli ultimi 16 anni, l'area dei 34.850 punti, aree resistenziali fondamentali da superare per avere una prosecuzione di questo movimento rialzista che possa spingere appunto i prezzi in direzione di 35.000 punti, a seguire 35.350 punti. Solo con la perdita dei 34.000 punti, dove abbiamo questa trend line rialzista che parte dai minimi di ottobre, si avrebbe un segnale di debolezza con primi target 33.750. Quante a seguire i minimi degli ultimi 2 mesi, l'area dei 33.300 punti. Ricordiamoci che visto che le banche centrali, BCE e Fed, hanno detto che dipendono dai dati, ricordiamoci che la settimana che si è aperta oggi vedrà due o tre market mover importanti. Da oltreoceano avremo l'inflazione statunitense, quindi un vero e proprio banco di prova per capire se dopo 3 mesi l'inflazione torna a scendere oltreoceano, invece dall'Europa avremo
avremo il PIL, ovvero la crescita economica nel primo trimestre, e che è fondamentale per capire se c'è una ripresa appunto dell'economia nel vecchio continente. Quindi andiamo a vedere in questo contesto quali potrebbero essere i titoli interessanti. Partirei dalla blue chip come Stellantis, perché oggi il titolo recupera un importante trend line rialzista che aveva perso la scorsa settimana, e attenzione perché con conferme sopra area 20,55 sono possibili ulteriori allunghi in direzione di area 21,50, a seguire i 22 euro. Abbiamo anche il super trend e l'altra trend line che abbiamo perso durante le scorse ottave, quella che parte dai minimi del mese di novembre. Oltre a Stellantis rimane sempre forte il settore legato alle banche, in questo caso il titolo è Banca MPS, anch'essa si muove vicino ai suoi top di periodo, eventuali fasi correttive area 4,40 buy opportunity, con target i top di periodo area 4,80, 4,83 e a seguire la soglia dei 5 euro. Ed infine andiamo con il titolo Campari, che la scorsa settimana ha dato i dati del primo trimestre in risalita, migliore delle attese. Questo esploit rialzista appunto è venuto in concomitanza con quei dati. Ora c'è la fase correttiva, il classico pullback, che sta portando i prezzi a andare a testare l'ex resistente ora supporti top del mese di marzo, area 9,70. Se questi livelli dovessero essere tenuti, andremo a catalogare questo movimento come un normale pullback ribassista prima di una nuova ripartenza al rialzo che dovrebbe spingere i prezzi in direzione non solo dei 10 euro ma anche verso area 10,50, ovvero andare a rivedere i massimi dello scorso mese di novembre. Quindi queste in poche battute l'analisi odierna sul nostro indice e sui titoli più interessanti dal punto di vista operativo. Perfetto Pietro, ti ringrazio per le indicazioni, con te rimando l'appuntamento come sempre alla prossima volta. Piglia. Per oggi è tutto, grazie come sempre per la visione, un saluto a voi e un arrivederci. A domani.